Ragazzi, strameritato. Post partita di Napoli-Liverpool che è finita 1-0 per il Napoli. Gol decisivo all'89esimo di Insigne. Ma ragazzi, il Napoli ha meritato dal primo all'ultimo minuto di gioco. Il Napoli ha giocato una grande partita oggi. Non doveva nemmeno finire 1-0, ragazzi. Doveva finire 2-3-0 per quello che si è visto. Liverpool molto schiacciato nella prima metà campo, specialmente nel secondo tempo, non riusciva a uscire. Il Napoli continuo pressing sui difensori del Liverpool, e appunto Liverpool non riusciva a trovare Mané, Firmino e Salah, che non è che loro hanno giocato male, è che a prescindere il pallone non gli arrivava, perché il continuo pressing napoletano gli impediva di toccare palla. Mario Rui, grandissima partita. Mario Rui si faceva trovare sempre libero, si faceva sempre trovare largo per cercare di mettere qualche pallone in mezzo, almeno, o comunque per farla giocare, per far tenere il pallone in possesso del Napoli. Insigne, ragazzi, cosa devo dire? Insigne in uno splendido momento di forma, segna sempre e l'abbiamo visto. La prestazione appunto di Lorenzo Insigne, anche Kayekon, grande partita, tra l'altro ha fatto l'assist per la zampata, la scivolata di Insigne, che ha deciso il match contro Liverpool. Ragazzi, Liverpool non ha fatto niente. Io mi aspettavo del Liverpool una grande partita, onestamente mi aspettavo una vittoria del Liverpool, però ragazzi, il Napoli ha fatto una partita col cuore, una partita dove ha dato il 101% e se l'è meritata tutta questa partita. Ragazzi, il Napoli ha giocato, strameritato, come metterò nel titolo, perché ragazzi, è la verità. Il Napoli ha dimostrato a Liverpool che no, non è che se Liverpool è sulla carta favorito vince Liverpool. No, ragazzi, nel calcio può succedere di tutto. Ed eccovi qua la dimostrazione. Napoli primo nel girone di ferro con Stella Rossa, Liverpool e PSG. Il Napoli è primo a 4 punti. Quindi, ragazzi, attenzione, che ripeto, nel calcio può succedere di tutto, assolutamente. Da notare, ragazzi, che molte palle gol il Napoli non le ha sapute concretizzare. Ad esempio, Fabian Ruiz, che non so perché, ma non, nel momento in cui aveva la palla in un'azione, sto parlando, quando era tutto solo, aveva la porta spalancata ed era solo contro Alisson, ha deciso di, non lo so, fare le giocatine lì. No, da lì devi tirare. Da lì devi tirare. Non ho capito Fabian Ruiz cosa volesse fare. In ogni caso, mi è piaciuto in generale il Napoli, però ripeto, quelli che mi sono piaciuti di più sono stati Mario Rui, Insigne e Kayekon. Poi ragazzi, già quando è entrato Mertens al posto di Milik, le cose sono cambiate. Secondo me più che altro in quel momento, in quel frangente, Ancelotti ha fatto bene a mettere Mertens, per invece di dare più fisicità all'attacco, per dargli più velocità, più rapidità. E questo tipo di gioco ha funzionato. Ancelotti ha vinto questa partita e ripeto, ragazzi, occhio che Napoli non possa fare così anche contro il Paris Saint-Germain, che ripeto, io valuto Paris Saint-Germain una squadra abbordabile per il Napoli, perché ragazzi, che il Paris Saint-Germain ha vinto 6-1 contro la Stella Rossa, però è capace anche di perdere 6-1 contro il Barcellona. 6-1 contro il Barcellona, che il Barcellona è una grandissima squadra, ma prendere 6 gol è veramente tanto, vuol dire che hai una difesa di merda. E quindi ragazzi, anche sul fatto che il Paris Saint-Germain non sa difendere, ha solo... cioè, diciamo che sa solo attaccare, la difesa veramente la lascia proprio a quel paese, cioè la lascia allo stato brado, se così si può dire. Ragazzi, le italiane hanno vinto, Juventus, Roma, Inter e Napoli per questa giornata hanno vinto entrambe, Inter per 2-1, Napoli per 1-0, Juventus per 3-0 e Roma per 5-0. Ragazzi, siamo a posto così, le italiane hanno vinto e siamo tutti a posto così. Grandissima vittoria del Napoli, strameritata. Ragazzi, il video è finito. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Lasciate like se non l'avete ancora lasciato.
In descrizione trovate il mio profilo Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Il link trovatelo in descrizione. Detto questo, ciao ragazzi!